Il treno ambulanza che è stato messo a disposizione dalla TUA in collaborazione con la ASL Chieti Lanciano Vasto e sarà disponibile per tutti coloro che parteciperanno al Giova Beach Party nei giorni del 19 e 20 agosto è stato presentato questa mattina. Lo vedete alle mie spalle, è un convoglio dotato di tutte le strumentazioni utili e indispensabili per poter apportare un primo soccorso anche in caso di patologie gravi come per esempio un ictus. C'è da dire che tra l'altro potrà essere utilizzato anche dai turisti o da coloro che vogliono effettuare un tampone rapido dalle 10 di mattina fino alla fine del concerto nelle due giornate appunto del Giova Beach Party a Vasto. Sì, ictus, infarto, politrauma sono i tre principali eventi tempo dipendenti dove chiaramente noi dobbiamo garantire un'ora, un'ora e mezzo dall'evento fino alla cura in un luogo adatto. Chiaramente abbiamo il grande esodo di questo weekend per cui sia la 16 che l'autostrada in caso di tamponamento sono impraticabili per l'ambulanza, per cui ho optato per un treno ambulanza che ha una viabilità diciamo riservata, diciamo non intracciato dal turismo, e anche grazie a RFI avremo una cosiddetta traccia calda, cioè segnale verde da Vasto fino a Ottona o Pescara. Sì, un'iniziativa importante, una idea, un'ottima idea della divisione ferroviaria TUA è quella di costruire, allestire questo vagone ambulanza, questo treno ambulanza che può essere una best practice per poter poi sviluppare delle attività anche in futuro, perché questa è una regione che ha bisogno di presidi sanitari di questo tipo per gestire le eventuali emergenze, quindi è una buona idea su cui si può lavorare in futuro e creare qualcosa di valore per la collettività e soprattutto nell'ambito della salute. Ma l'evento è un evento sicuramente molto impattante a livello di attrattività, e sappiamo e abbiamo visto che in altri luoghi dove si è svolto comporta un impegno notevole di gestione delle persone, della logistica e quant'altro. Noi abbiamo voluto contribuire con questa piccola ma importante iniziativa che va a tutelare maggiormente la sicurezza, quindi l'aspetto sanitario. Grazie quindi alla collaborazione e anche all'estro creativo del direttore dell'ASL Thomas Schell, al direttore della protezione civile regionale Mauro Casinghini, al direttore della divisione ferroviaria di TUA Enrico Dolfi, insomma tutta una squadra di persone che si sono messe a disposizione per permettere che a Vasto finalmente questo concerto si possa fare, a differenza degli anni passati in cui si è dovuto trasferire a Montesilvano, anche lì con il contributo decisivo della regione per evitare di perdere un grande evento, e quindi speriamo di non doverlo utilizzare, di non dover avere bisogno. In ogni caso costituisce un esperimento unico in Italia, la prima volta che si mette in campo un modello di organizzazione simile con questo tipo di logistica, e io credo che questo esempio potrà essere anche replicato e studiato in altri contesti, in altre occasioni.